titolo di questo video me l'ha suggerito direttamente Google, che mentre ricercavo qualche informazione sulla Gran Via, mi sono usciti diversi titoli che paragonavano questa via dello shopping alla famosa strada newyorkese. La Gran Via è lunga circa 1,5 km e collega Plaza de España a Calle de Alcalá. Ora partiremo da Plaza de España e percorreremo tutta la Gran Via. Questi mattoni rossi è l'edificio España ed è stato il primo edificio ad essere costruito in questa piazza. Se non sbaglio adesso è stato convertito in un super hotel di lusso. Mentre di fianco c'è la Torre di Madrid, che è alta 142 metri e contiene uffici e appartamenti. Alla destra dell'edificio, in quella direzione lì, inizia la Gran Via. Su questa strada o ti viene voglia di mangiare o di fare shopping. L'efficienza dei trasporti pubblici qua è esagerata. Ci sono più autobus che auto. Questa piazza che si trova al lato della Gran Via è Plaza del Callao. Qui dovrebbe trovarsi uno dei maxi schermi più grandi in Europa. Adesso non so se è questo qui o questo qua. Uno è molto più lungo e l'altro è molto più largo. Il problema è che ce n'è anche un altro lì e un altro lì dietro. Solo che questi due li escluderei. Se la giocano fra questi due qui. E tra Plaza del Callao e la Gran Via si trova questo edificio qui. Uno dei più iconici di Madrid. L'edificio Capitol. Chissà quanto pagano Schweppes e Vodafone per pubblicizzarsi lì sopra. Questo edificio non è altissimo, è alto circa 54 metri, però è il simbolo della città. Se cercate su Google Immagini Gran Via, vi esce sempre questo edificio. Per chi ama fare shopping è il paradiso questa strada. C'è anche Primark qui. Non sono entrato per fare shopping, era giusto per vederlo. È bellissimo questo Primark, mi sembra un teatro. Che spettacolo questo gioco di luci. Un'altra piccola informazione sulla Gran Via. Questa strada è stata costruita tra il 1910 e il 1930. Inizialmente il progetto prevedeva di una lunga strada retta che collegava Plaza de España a Calle de Alcalá. Ma dato l'esistenza di tre chiese che non volevano che fossero abbattute, ha indotto gli architetti a modificare l'originale pianta rettilinea. Sono le 13 e devo cercare qualcosa da mangiare che ho famissima. Qui il giovedì due panini al pezzo di uno e mica vengo oggi che è mercoledì. Fa pizza, ok, ha giudicato fa pizza, c'ho voglia di pizza. Anzi, in realtà c'ho voglia di cibo, quindi va bene tutto. Fa pizza, buonino, possiamo proseguire sulla Gran Via. Questo qui è un altro edificio molto famoso a Madrid, l'edificio Grassi. Il nome deriva dal fatto che questo edificio dal 1952 ospita il raffinato gioielliere Grassi. Questo è un altro edificio che si trova di fianco all'edificio Grassi, ma sembrano tutti simili. E comunque alla fine di questi due edifici finisce la Gran Via e comincia Calle de Alcalá. Noi ci vediamo ora stasera per vedere la Gran Via tutta illuminata. Per voi è tra pochi secondi. Semplice mercoledì sera qui a Madrid. Ci sono milioni di persone. Se vogliamo immaginare tutto un po' più newyorkese, immaginiamo che quella zona lì è Rockefeller Center.
c'è anche l'hotel di CR7. È molto molto bello la sera con tutte queste luci accese. Qualcuno che è stato a Times Square mi faccia sapere se è simile. Io che ho visto Times Square solo nei video della Gran Via dal vivo, sembrano abbastanza simili. Magari qualcuno che ha visto la Gran Via da questo video e Times Square da vicino potrebbe dire che non c'entra un cavolo.